Conosco anch'io il congegno esterno, vorrei dire meccanico, della vita, che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Oggi, così e così, questo e quest'altro da fare, correre qua, con l'orologio alla mano, per essere in tempo là. No, caro, grazie, non posso. Ah sì, davvero, beato te, devo scappare. Alle 11 la colazione, il giornale, la borsa, l'ufficio, la scuola. Bel tempo! Ma peccato, gli affari. Chi passa? Ah, un carro funebre. Un saluto di corsa a chi se n'è andato. La bottega, la fabbrica, il tribunale. Nessuno ha tempo o modo d'arrestarsi un momento a considerare se quel che vede fare agli altri, quel che lui stesso fa, sia veramente ciò che soprattutto gli convenga. Ciò che gli possa dare quella certezza vera, nella quale solamente potrebbe trovar riposo. Il riposo che ci è dato dopo tanto fragore e tanta vertigine è gravato da tale stanchezza e intronato da tanto stordimento che non c'è più possibile raccoglierci un minuto a pensare. Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio Peratore. Spesso le nostre giornate si complicano, mentre le perplessità rimangono qui. Forse dovrei prendere una decisione. Ma cosa gli dico? Mi sento confusa. Certo, cancellare 2 anni. Ma non ci capiamo, non ci capiamo più. Ma è possibile che ogni discussione con mia madre diventa una tragedia? Certo, il mio carattere è quello che è. Sono aggressiva nel dire le cose. Ma ha il potere di rovinarmi le giornate. Mio padre poi, con il suo non ho tempo gioia mia, sono stanco. Domani ti assicuro ne parliamo.